cari telespettatori, bentornati in diretta con il nostro programma Primo Cittadino. Stasera fa il suo debutto questo nostro appuntamento settimanale il sindaco di Senigallia, Maurizio Mangialardi. Buonasera, sindaco. Buonasera, buonasera a tutti. Ricordiamo che lei quest'anno è stato confermato per il suo secondo mandato consecutivo ed ora diciamo che Senigallia continua ad essere governata da una coalizione di centrosinistra. Ricordiamo anche che è stato eletto al primo turno proprio. Ricordiamo anche che il comune di Senigallia ha più o meno 45.000 abitanti nella provincia di Ancona e quindi come popolazione siete sesti nella regione Marche. I nostri telespettatori potranno porle alcune domande, farle delle segnalazioni, ricordiamo anche i numeri di telefono che vedono anche in sovrimpressione. Potrete intervenire in diretta telefonando al numero 0721 86 14 33 oppure inviando un messaggio anche con WhatsApp al 338 49 68 250. Cominciamo subito, sindaco. Io con lei vorrei tornare a parlare purtroppo degli attentati a Parigi perché sono stati coinvolti due cittadini senigallesi. Parliamo di Laura Polloni e di Massimiliano Natalucci. Laura si trova ancora in ospedale dove è stata operata ad una spalla, alla spalla destra, perché è stata colpita di striscio da un proiettile, mentre Massimiliano è accanto a lei, quindi rimane accanto alla sua amica, si è ferito ad una gamba per cercare di scappare da questa carneficina. È riuscito a contattarli telefonicamente, a parlare con loro, con i familiari? Beh, dentro una tragedia di quella portata ovviamente era tutto molto complicato, saputo nelle prime ore della notte del coinvolgimento di due nostri concittadini, poi anche se siamo 45.000 abitanti alla fine ci si conosce, quindi ho avuto modo di parlare con la mamma di Massimiliano e con la sorella poi di Laura, quindi una partita complicata, abbiamo seguito attentamente, poi tutto è finito per loro molto bene, dentro una tragedia assoluta, unica per l'umanità. Siete pronti ad accoglierli a braccia aperte quando fanno il loro rientro? Ovviamente i racconti che loro abbiamo avuto modo di sentire sui media sono terribili, perché sì, penso che da una vicenda come quella non si possa uscire facilmente, perché al di là adesso dell'aura della ferita alla spalla o della vicenda tragica di quei momenti, penso che lì non ci sarà un segno indelebile. Trovarsi in un luogo di divertimento durante un concerto e poi vedere una mattanza davanti ai propri occhi, conoscendo, penso a Massimiliano, sono amico di famiglia, il nonno un reduce di guerra, quindi che ha scampato a quelle vicende terribili, poi nipote si ritrova dentro una situazione analoga e forse, no, chi dice, siamo dentro la terza guerra mondiale, non è molto lontano, sì, da disegnare veramente il contesto. Anche la comunità musulmana di Senigallia sabato scenderà in piazza proprio per dimostrare con una manifestazione solidarietà e vicinanza al popolo, sì, francese e ovviamente anche ai due concittadini senigallesi. Non solo la comunità musulmana, cioè proprio l'intera comunità cittadini, con le nostre etnie, con le nostre religioni, con gli autoctoni, con chi è arrivato, perché penso che noi dobbiamo dare un segnale che anche di una comunità che sa abbracciare e che vuol ripudiare quella modalità, perché non è cristiano e musulmano, sono delinquenti e sono banditi, ecco questa è la, sì, che non appartengono a una religione. Poi quindi volevamo dare questo segnale, ovviamente l'amministrazione ci sarà sabato sera alle 18.30. Senigallia purtroppo è in lutto anche per la perdita di Francesco Stefanelli, assessore e anche vice sindaco, lei conosceva molto bene, purtroppo è scomparso all'età di 53 anni dopo una lunga malattia. Una persona molto conosciuta anche per i molteplici impegni, certo, non solo civili ma anche sociali, come lo ricorda? Beh, per me Francesco ovviamente è stato un amministratore con il quale siamo stati al fianco per 6 anni.
10 anni compreso quello del Consiglio Comunale, l'ho conosciuto lì come vice sindaco, assessore al bilancio. Una persona che ha fatto della passione politica e del suo impegno civico l'elemento di vita. E lo ricordo così, lo ricordo come uno che a Senigallia ha aperto la Casa della Gioventù, d'estate la festa, pieno di amici e tanta passione in quello che faceva. Ovvio, siamo quasi coetanei, il dolore per l'intera comunità è stato tanto e profondo. Lo ricordiamo per il suo grande impegno e per la sua voglia in ogni occasione, quindi per un dolore profondo. Continuiamo sempre sul fronte politico, ma ci spostiamo da questi argomenti. In che rapporti è lei con il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli? Oh, ottimi. Ottimi sul piano istituzionale, intanto perché con il ruolo di presidente dell'ANCI ovviamente ci si incontra e ci si confronta su tantissimi argomenti di carattere generale. Io penso che il presidente Ceriscioli sia, per la sua esperienza, sindaco di una città, dentro l'ANCI, dentro il CAL, ha dato veramente modo di dimostrare di essere capace, di avere grande competenza e grande sensibilità. Penso, ecco, sia partito con quel tipo di impronta, visita i territori, si confronta, nessuno strappo, nessuna imposizione. Non solo per me, ma per tutta la comunità e per tutti i sindaci delle Marche, penso che sia un grande riferimento. Ecco, in consiglio regionale ora ci sono dei rappresentanti di Senigallia? Sì, posso dire finalmente Senigallia è riuscita a esprimere un consigliere del territorio che appartiene alla città, e lo dico con un po' di orgoglio visto che è stato mio assessore per 5 anni, assessore ai servizi sociali, Fabrizio Volpini. Oggi è presidente di una commissione, quella sanità. So che anche Fabrizio potrà dare un grande contributo, perché persona laica, non semplicemente rappresentante di territorio, molto competente nel proprio settore. E poi dobbiamo lavorare insieme anche con i consiglieri degli altri della nostra provincia e della provincia di Pesaro Urbino. Poi parleremo anche di sanità, visto che la città, certo, abbiamo già delle domande da parte dei nostri telespettatori proprio su questo argomento. Che cosa si aspetta da questo nuovo governo? Ci sono delle priorità secondo lei, come sul sociale o anche proprio sulla sanità stessa? Intanto penso ad un tema che è quello del sociale, che il presidente Ceriscioli l'ha affrontato con un impegno che è riuscito a centrare, perché siamo partiti con un bilancio che prevedeva iscritto 1 milione di euro su 34 milioni che erano necessari per i comuni per garantire i servizi, tra l'altro, che avevano già prestato. Il lavoro fatto in questi mesi ha consentito alla regione di ripristinare i capitoli, penso che sia un grande segnale. E poi noi ci aspettiamo in una fase così complicata della nostra vita economico-sociale di poter condividere delle scelte che abbiano una ricaduta omogenea sul territorio regionale. Sempre la regione ha stanziato 18 milioni di euro per l'alluvione del mese di marzo, anche Senigallia è stata duramente colpita dall'alluvione. Sì, Noi siamo stati colpiti da questa di marzo scorso, ma siamo stati colpiti. Ecco, vediamo le immagini in questo momento. Quella del 3 di maggio del 2014, sono ovviamente immagini terribili per la città. Dico che in quell'occasione siamo riusciti a recuperare con grande dedizione e rimetterci nelle condizioni di ripartire con la stagione estiva. Dopodiché però non sono arrivate risorse per i miei concittadini, per le imprese, sono 100 milioni di euro di danni. Danni ingenti, insomma. Solo un numero, 1260 famiglie che hanno perso tutto, questo è il dato. E dallo Stato non hanno avuto niente,
quindi sono state la Caritas, è stato il Comune che ha cercato con le disponibilità che siamo riusciti a mettere in campo, con la disponibilità delle banche, dei privati, sì, a recuperare qualcosa. Ecco, quelle immagini ci fanno riportare indietro, e quando mi diceva prima cosa chiedo alla Regione, che quelle cose non accadano più, perché bisogna che si investa in modo adeguato sul territorio, si possano mettere in campo operazioni di assetto idrogeologico adeguato, perché oggi è Senigallia, ma i nostri fiumi sono tutti in queste condizioni di anni di abbandono, di poca attenzione, quindi uno degli impegni che abbiamo chiesto al Presidente è proprio questo. Grazie allo sblocco del patto di stabilità per il Comune di Senigallia si liberano circa 6 milioni di euro, dunque è un comune virtuoso. Sì, intanto come sono abituato, grande prudenza, perché è vero che ci sono oggi le condizioni per lo sblocco del patto e forse c'è un grande segnale da parte del governo centrale per rimettere nelle condizioni i comuni sì, di poter liberare risorse e reinvestirle, perché come dire, la condizione delle strade le conoscono tutti, no? Ma non è, posso parlare di Senigallia come quelle di Fano o quelle di Ancona, non cambia, dove si va sento una condizione omogenea, perché non hanno potuto, i sindaci non hanno potuto investire. Il patto di stabilità lo dovrebbe liberare, io aspetto che facciano gli atti, perché è sempre un po' prudente mettersi in quelle condizioni. Ricordiamo ai nostri telespettatori che si tratta comunque di risparmi che ha accantonato in comune, però purtroppo con questo patto non ha potuto utilizzarli. Erano soldi della nostra comunità, di queste comunità che sono state brave a gestirle, che l'hanno dovute però accantonare per far ottemperare agli impegni europei lo Stato. E quindi se ci liberano qualcosa, questo può aiutare tantissimo. Ecco, in questo caso quali sarebbero gli interventi prioritari? Oltre alle strade, dipende dalla tempistica che viene data, perché ci sono, ovviamente noi abbiamo tanti progetti in serbo che sono già pronti per partire, penso alle scuole, penso alle strade, penso ai nostri edifici, al completamento di alcune opere come la piazza Garibaldi di Senigallia, sì, che potrebbero trovare grande agevolazione da questa cosa. Poi se dovesse continuare abbiamo quello che diceva lei, le situazioni lasciate dagli eventi del tempo dello scorso anno, quindi frane sulle nostre strade che hanno bisogno di quel tipo di investimento. Vado a leggerle una segnalazione. Non certo. È ora di dare una sistemata a lungomare quale pista ciclabile e muretti. Fra l'altro, proprio in questo programma il sindaco di Fano Massimo Seri ha annunciato una collaborazione proprio per quanto riguarda un collegamento ciclabile fra le due città. Sì, con il sindaco, con Massimo ci siamo sentiti, Massimo siamo insieme nel direttivo dell'ANCI, e c'è questa idea che potrebbe trovare anche risorse sovracomunali di realizzare un percorso ciclabile da collegare Fano, Pesaro e Senigallia, perché no, proseguire, che sarebbe un grande segnale per una regione come la nostra. Sì, il nostro lungomare ha bisogno di investimenti sulla pista ciclabile, sul muretto, su tanti luoghi, però ecco, se ci dovessero liberare un po' di risorse saremmo in grado di fare anche queste cose. Nel nostro territorio, quindi mi riferisco a Fano, Pesaro, Entroterra, si sta lavorando molto anche sulle fusioni fra sì, i comuni, le incorporazioni. Voi state lavorando a questo progetto o ancora non ci state pensando? Penso al territorio delle Valli del Mise e del Nevola, perché questo è quello di riferimento sì, nostro. E abbiamo dato un bel esempio, perché Trecastelli nasce dalla fusione di Castelcolonna, Monterado, e quindi un esempio l'abbiamo messo in campo. Non basta perché adesso ci sono altri percorsi. Ritengo che l'idea di avere 23 aree che possono condividere i servizi sia la strada giusta. Poi con la fusione, molto complicato, con l'unione dei servizi forse sì, un po' più semplice, quindi
però lavoreremo, come il Presidente ha detto, utilizzando anche questi esempi anche del pesarese, dell'Urbinate, che sono sicuramente molto utili. Tanto invece, come state affrontando il problema della sicurezza, quindi come le telecamere o maggiori controlli da parte delle forze dell'ordine? Perché qua nel nostro territorio purtroppo sono tanti i furti e purtroppo anche le rapine. Beh, penso che non sia da ricondurre solo alla zona di Fano, è penso che noi dovremmo rafforzare la presenza delle nostre forze dell'ordine, quindi c'è una grande collaborazione con la prefettura per avere maggiore coordinamento tra le varie forze dell'ordine. Questo già è un dato che a Senigallia produce un bel risultato. Non basta, perché ormai occorre anche una protezione individuale, quindi telecamere, maggiore attenzione anche dei cittadini rispetto alla tutela del proprio patrimonio e soprattutto la segnalazione, perché noi abbiamo questa occasione, sono comunità grandi ma non grandissime, non siamo dentro le metropoli, quindi anche la segnalazione specifica alle forze dell'ordine quando si vedono persone che, o situazioni che, penso che aiutare le forze dell'ordine con questa modalità sia veramente molto utile. Quindi una maggiore collaborazione. Esatto, io penso che possa funzionare. Si cerca di fronteggiare anche il problema della prostituzione che colpisce anche il vostro territorio. Quali sono i risultati e quali sono, secondo lei, che cosa bisognerebbe ancora fare per cercare di risolverlo? Beh, questo è un grande tema, penso, per la mia città. Si capisce che soprattutto nel periodo estivo la presenza di tante iniziative e di tante persone, quest'anno abbiamo superato il milione di presenze, inevitabilmente crea anche situazioni qualche volta che si vedono ai bordi delle nostre strade. Sì. E anche qui abbiamo cercato di mettere in campo una grande collaborazione con le forze dell'ordine, quindi sanzioni per i clienti, verifiche per capire se ci sono clan, se ci sono organizzazioni criminose dietro. Però forse oggi bisogna che lo Stato ci metta mano per aiutare le donne ad uscire da questo stato di schiavitù, che spesso vengono ridotte per i controlli e per le verifiche sono alle quali sono assoggettate. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, a fra poco. Bene, bentornati in diretta con il sindaco di Senigallia, Mangialardi. Dunque, le vado a leggere delle segnalazioni che ci sono arrivate in merito all'ospedale unico. Sa che da noi c'è un grande dibattito, soprattutto per quanto riguarda il sito Fano-Pesaro. Sindaco, visto che lei è anche presidente ANCI Marche, a Fano-Pesaro si sta discutendo sul sito del nuovo ospedale. La località potrebbe influire sulla sanità di Senigallia? Penso, anche per la vicinanza, no? Penso di sì, e anzi dico così, spero di sì, perché il progetto, adesso Marche Nord poi starà ai due comuni a individuare la giusta sede, sì. Però ritengo che ci dovrà essere tanta collaborazione e quindi per noi vuol dire indubbiamente una risposta qualitativa per i nostri pazienti, quindi ben venga, anzi prima si procede e secondo me maggiore e migliore sarà la risposta nel sistema degli ospedali di rete. Ecco, nel vostro territorio invece ci sono delle problematiche sempre relative alla sanità? Beh, è ovvio che in un processo di riforma come questo bisogna cambiare completamente le modalità, l'ospedale non può funzionare da solo, deve lavorare con il territorio e deve lavorare con le altre strutture ospedaliere. L'area vasta è molto complicata.
L'area vasta 2 forse lo è ancora di più perché dentro c'è l'ospedale regionale di Torrette, quindi diventa ancora più articolata nella gestione, ma ritengo che i passaggi dell'ultimo periodo, prendendo anche degli buoni esempi, quelli che il territorio delle Valli del Mise e del Nebola sono riusciti a fare nei anni precedenti, cioè chiudendo gli ospedali che erano sul territorio, riconvertendoli, e oggi c'è questa possibilità. Sono convinto che dentro i termini di equità e giusta distribuzione ci possa essere un futuro roseo per la sanità regionale. Vado a leggere un'altra segnalazione. Ci ha scritto un disabile. Ci dice: Senigallia è l'unica città del mondo in cui i disabili devono chiamare un numero verde per entrare nelle ZTL in automobile. Quindi non può utilizzare, da come ho capito, questo permesso, in realtà può farlo in altre parti d'Italia e del mondo. Come è strutturata da voi la cosa? Beh, intanto mi faccio carico della segnalazione così come è stata trasferita. Spererei di essere una delle poche città in Italia e del mondo, magari per altre cose. Sono controllate dalle telecamere e inevitabilmente, per rendere bianche le targhe, cioè non assoggettate sanzioni, bisogna comunicare la targa. Non è troppo complicato, però magari possiamo vedere e confrontarci con altre esperienze, ma non mi sembra che sia proprio in questi termini. Dunque, sono stati pubblicati anche i dati relativi al turismo. Devo dire un bilancio molto positivo perché dal periodo che va da gennaio ad agosto, se non sbaglio, sono aumentati 50.000 le presenze sul territorio. Quindi anche gli eventi e tutte le manifestazioni che sono state organizzate sicuramente hanno influito. Beh, questo ovviamente ci fa molto piacere. I dati riconfermano quella che era stata un po' il percepito, l'idea che le nostre iniziative fossero molto frequentate, che ci fossero tanti stranieri che erano giunti nel nostro territorio, che il sistema di promozione turistica che la città, insieme all'accoglienza del territorio, ha messo in campo, sta producendo dei frutti importanti. Il 5% circa di incremento ci mette nelle condizioni di superare il milione di presenze e di essere la prima città su scala regionale come riferimento turistico. Ovvio che noi riteniamo che qui la collaborazione con il nostro territorio e tra territori sia determinante, quindi la promozione che potremmo fare nel prossimo periodo, anche guardandoci, no, tra realtà come Senigallia e Fano, che sono molto simili per numero di abitanti, per sviluppo della costa, può aiutare al sistema complessivo. Oggi siamo molto felici del risultato che Senigallia, grazie alle grandi manifestazioni, riesce a ottenere. Un buon risultato ottenuto anche dalle strutture ricettive? Sì, è indubbio che i piani, per esempio, di spiaggia che abbiamo messo in campo in questi anni, che hanno portato alle strutture, l'hanno messa nelle condizioni di potersi riqualificare, di avere una buona accoglienza, di avere un territorio che si sta riqualificando con agriturismi e country house di grande qualità. Pensando, senza adesso togliere niente a nessuno, i due chef stellati che abbiamo nell'arco di qualche chilometro, ovvio che aiuta a far transitare l'immagine di una città che ha una visione complessiva importante sul turismo, quindi le strutture ricettive hanno aiutato tanto su questo fronte. Ecco, ma la carta vincente secondo lei qual è? Ad esempio anche il Summer Jamboree è un evento conosciuto in tutta Italia, che porta davvero ogni anno tantissimi turisti. Beh, quest'anno abbiamo fatto quasi 400.000 presenze durante il summer. Io penso che la modalità sia quella di eventi che non siano spot, che siano riproducibili nel tempo, che abbiano la capacità
rimettersi in gioco e riqualificarsi di anno in anno. Summer così il Cater Raduno, penso a Pane Nostrum, penso alle grandi mostre che non sono più quelle che provengono da fuori, ma che sono pensate e calate sul territorio, e una città che si lega agli eventi, perché non ci sono gli eventi da una parte e la città dall'altra, e quindi questa forse è una formula che riesce a produrre quel tipo di risultati. Ecco, ma lo Jamboree è confermato anche per questo inverno? Sì, vabbè, questo è invernale. Un prologo che abbiamo sempre realizzato, dove ci sono corsi di ballo, tutto in preparazione alla grande kermesse estiva. Ecco, ma siccome si stanno avvicinando anche le festività natalizie, che cosa state preparando? Ci sarà ad esempio un albero, un vero albero di Natale, oppure pensate più che altro all'illuminazione, alle manifestazioni, ai mercatini? Beh, una città, no? Una città che si presenta con tante iniziative anche a Natale, la decesternalizzazione avviene anche attraverso questo, sì. E quindi per noi è un elemento di grande qualità. Per esempio il teatro che produce una stagione che nel periodo di Natale mette a disposizione tanti spettacoli, tante associazioni nostre che hanno già pianificato interventi, poi una città, lo posso dire, anche bella, perché quest'anno interesserà in modo particolare il tratto riqualificato di Via Carducci e la Porta Fano, Porta Lambertina, che è allungato dentro questa idea della città di lungo corso fino al mare, quindi una città che con tanti elementi di completamento, anche il trenino di Babbo Natale, oltre che non manca nulla, non manca, e soprattutto la collaborazione con le nostre associazioni di categoria. Ci sono anche i commercianti, i esercenti, insomma, che collaborano con queste iniziative? Sì, noi soprattutto quest'anno il rapporto con le associazioni di categoria è determinante, perché da soli non possiamo fare più nulla, e quindi questa idea che la città nel suo insieme sia in grado di proporsi, ci sono stati più di 200 commercianti che hanno aderito alle luminarie. Però. E quindi vuol dire un bel segno per prepararci al meglio, con un bel albero in Piazza Roma, come al solito. Macio Mercanti, Fanesa Senigallia, Bagnino, chiede, di Bagni 48, si sono riconfermate per il 2016 tutte le grandi manifestazioni estive? Un saluto. Beh, intanto lo saluto, sì, sono già in calendario, sono già in promozione alla Fiera dell'Artigianato di Milano, dei primi giorni di dicembre, quindi confermate, quindi ci tutte nel nostro sito con le date e con la speranza di avere, lo dico per Massimo, anche una stagione estiva analoga a quella che abbiamo avuto lo scorso quest'anno, perché quindi al top, speriamo, ci lavoriamo. Un altro messaggio, dei neri che spadroneggiano nei parcheggi a pagamento, ne vogliamo parlare? Questo in realtà è un problema che esiste in diverse città, se non in tutte, intanto, questi venditori abusivi o parcheggiatori abusivi. Intanto sono persone, non sono neri, sono persone. Quindi per me finisce qui. Ne vogliamo parlare? Sì, ne possiamo parlare. Forse con le difficoltà che ci sono di carattere internazionale, sì. Dovremmo pensare che questa è una città che ha pensato all'integrazione, che cerca di diminuire le tensioni, non sono parcheggiatori abusivi, perché non organizzano spazi, si trovano lì, sono tutti con il permesso di soggiorno, e come dire, contrastarlo, se proprio lo devo dire, non è così semplice. E forse non so nemmeno se è così giusto. Dice. Dico che ci sono problematiche molto più gravi, come quella che parlavamo prima, dei furti. Dobbiamo essere sicuri che dietro non ci sia il racket, che non ci siano persone che stanno lì per chiedere la questua, perché questo fanno. È complicato, non lo dobbiamo banalizzare, lo dobbiamo tenere sempre sotto controllo. Mi sembra che non sia Senigallia il problema, perché se veniamo a Fano o andiamo a Pesaro o andiamo a Roma,
sì. O Milano, purtroppo, dove c'è tanta, tanta ricettività e tanta presenza come da noi, comunque il meccanismo può essere così un po' più diffuso, però cercheremo di fare il meglio per mettere in sicurezza i nostri concittadini, tutti, e non solo quelli che ci sembrano che abbiano lo stesso colore della nostra pelle. Giustissimo, Sindaco, ci sono davvero tantissimi argomenti di cui vorrei parlare con lei, però i tempi stringono, io spero davvero di riaverla nei nostri studi al più presto possibile. Beh, a me fa molto piacere, so che la vostra emittente è molto seguita nelle nostre zone, e la modalità anche delle domande che vengono dai cittadini sono molto interessanti, è anche un modo per riscontrare, no, certo, il lavoro che si fa e per dare la giusta comunicazione, perché ne abbiamo tanto bisogno. Grazie ancora al Sindaco di Sinigaglia Maurizio Mangiolardi. Grazie a voi, buona serata. Grazie, buona serata a tutti. Ringrazio anche i nostri telespettatori per averci seguito, buon proseguimento di serata, arrivederci.